Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nostro appuntamento con Trader Life Simulator 2. Come sempre ringrazio gli sviluppatori per avermi donato la key e ringrazio naturalmente moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link dei miei canali social, oltre naturalmente a trovarli qui a fianco. E naturalmente trovate anche il link per acquistare questo ed altri giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%. Allora, vediamo un attimo una cosa. Prima che... Allora, adesso facciamo partire anche, ecco qua, ok. Allora, per gli amici di YouTube naturalmente vi invito ad andare a guardare le versioni precedenti, gli episodi precedenti del gioco. Approfitto per salutare e ringraziare naturalmente Moreno per avermi data l'idea di andare avanti con la carriera in live qui su Twitch. Andiamo avanti. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, fatelo. È totalmente gratuito. Allora, negli episodi precedenti, per chi in questo momento mi guarda per la prima volta, ho fatto un mini tutorial su come guadagnare in maniera più rapida e il mio consiglio appunto è di investire subito nel reparto ortofrutta, perché è uno di quei reparti che vi farà guadagnare un extra. Poi successivamente ovviamente mettete anche un espositore dei giornali, quelli che trovate ovviamente nel tablet, che comunque vi permetteranno di recuperare qualcosina. Allora, nel frattempo io noto che lagga un pochettino, vediamo un attimino, ci abbiamo da sistemare le cose. Allora, cat food, ok, mi pare che ce ne abbiamo in abbondanza. Quindi cat food lo depositiamo qua. Come sempre vi ricordo che per vendere la merce siete obbligati a riporre il tutto sui ripiani. Maionese, poi altro c'è? Dog food. Allora, dog food pure ci sta. Ok, ovviamente ho fatto una piccola scorta precedentemente, perché dovevo fare il riassortimento, solo che poi mi sono reso conto di aver acquistato anche le cose raddoppiate. Ovviamente abbiamo scoperto anche che le torte vanno assolutamente, quelle che si comprano dal panettiere, vanno assolutamente riposte in frigo, quindi altrimenti rischiate di mandarle in avaria, di avariarle. Ecco. Allora, mettiamo la maionese qua. Ovviamente per gli amici di YouTube in questo momento questa registrazione è, come sempre, fa parte di una serie di registrazioni fatte da Twitch, che naturalmente vi invito ad iscrivervi al mio canale, ma così come ai canali degli altri amici e delle amiche. Mi raccomando, attivate le notifiche.
Il tè ci sta, ok. Il tè. Ma è tè. Come si fa? Ti. Ti. Spostiamo. Ecco qua. Qua che c'è? Sì. Ah, questa è la marmellata. Quella che mancava. Adesso. Comunque, ragazzuoli, Trader Life, devo essere sincero, è un giochino davvero niente male. Allora, diamo un'occhiata subito. Allora, soap, quindi manca il sapone, ovviamente. Mashed avocado. Allora, facciamo così. Visto che ci troviamo, acquistiamo anche... Acquistiamo anche... No, non è il momento. Ce n'est pas le moment. Allora, ne fratom. Allora, qua mancano i cereali, ce l'abbiamo, sapone. Andiamo da Jabber. Andiamo da Jabberozen. Ja, wunderbar. Ich gehe nach Rom zu fahren. Allora, qui a breve dovremo fare anche manutenzione all'auto. Perché... ovviamente ha bisogno di manutenzione, ovviamente per gli amici di YouTube ma anche di Twitch. Willa! Come è Alessandro? Power Super Tech! Willa, buon pomeriggio a tutti e tutti e tutti! Bentornati ragazzuoli! Vai Cincerozzo, saluta! Saluta il nostro Gaspari! Il nostro mitico Gasparozzo! Buon pomeriggio, buon inizio della settimana! KKROGIRO! E salutiamo anche il nostro mitico riccio, perché come dice il vecchio detto, ogni riccio è un capriccio. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, andate subito ad iscrivervi al canale di Riccio 74 del nostro amico Gaspari, un altro amico del canale che ci viene sempre a salutation. Sì, Riccio, in effetti mi ha dato l'idea Moreno di portarlo in live. Siccome questa è una serie che porto praticamente su Twitch, ho detto fammi vedere un po' come va. Anche perché siccome devo portarmi avanti la serie, allora così invece di farlo off camera mi porto avanti un po' la serie in live qui su Twitch. Buon pomeriggio e buon inizio della settimana. Ragazzi, l'inviate è tutto eccezionale. Stranamente sono... ho iniziato lunes. Ragazzoli, come avete passato il vostro fine settimana? Spero alla grandissima. Mashed avocado. Questo è l'avocado. Avocado toast, ma dove lo troviamo? Allora, tomato, queste sono le chewing gum, canned corn, queste sono i cibi per i nostri amici a quattro zampozze, mashed, com'era? Mashed avocado sarà frullato, eh? Ci mettiamo un po'. Allora, questo soda can. Blueberry, watermelon, tropical drink. Oh, e mo' qual è? Mashed avocado. Mo'
accade come la volta scorsa che ce l'aveva sotto gli occhi e non me ne sono accorto. Ricontrolliamo tutto. Allora, te ce l'abbiamo, sì. Le patatozze pure. Salutiamo naturalmente tutti quelli che si chiamano patatozzi o patatozzen e tuzzen e tuzzen. Gaspari, ci sei o sei scappato? Sapone, 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 sapone. Eccolo qua. Vediamo cos'altro manca. Farina l'abbiamo presa, sapone l'abbiamo presa. Masce d'avocado. Berry cereal. Ah, cereali al... Berry, strawberry, feel forever. Cereali, berry. Ecco qua. Berry cereals. E tuzze, tuzze. Chi c'è, chi c'è? Etienne, Etienne. Allora, vediamo un po' la lista, si dovrebbe essere allungata. Berry cereals l'abbiamo presa. Farina sì, soap sì, masce d'avocado. Vediamo se sta nel reparto frigo per caso. Tutto bene, caro. Fortunatamente stiamo freschi e tosti e tuzzi e tuzzi, come dice Morino. Come dice Lu Morino. Mashed, mashed, mashed. Mi sto portando avanti questa serie che fortunatamente su YouTube sta andando abbastanza bene. Ok, what was mashed avocado? Aspetta, ma mashed però se mi sbagliava dovrebbe essere la... no, mashed, mashed. Qui mi si scotte. Vediamo un po' se sta qua. Questo no. General dressing. One, brava miseria. Vabbè, sicuramente noi ce l'abbiamo. Pizza, facciamola piano. Milk. Carrot. I patatine. Cream cheese. Questo mo nel prossimo episodio su YouTube le devo portare, ci sarà una novità. Cream, questa è yogurt, cheddar cheese, il sottile hat. Ui, Morenoschi e tuzzi, buon pomeriggio e bentornato nel canalozzo. Aiuni, è tornato il Morenoschi. Gli fischiavano sicuramente le orecchie a Morino. Oh, caro Morino, ti ho ringraziato dall'inizio per il suggerimento che mi hai dato qua nel portarlo, nel portarlo in live per portarmi avanti le cose da fare. Ah, devo oppla. Potete anche far fare alle sciacarcarozzene al nostro Pandozen. Grazie ovviamente a Morino che ha riscattato i punti canalos. E ovviamente amici ed amiche di YouTube, vi invito a passare anche nel canale del nostro Morino ad iscrivervi. E mi raccomando, attivate le notificozze, che non sono le cozze che stanno appese vicino a... agli scogli. Allora qua dice che abbiamo fame, è un guaio. Quanto abbiamo fame? Vediamo un attimo, mi sbaglio sempre. Cacchio, siamo proprio al limite. Cacchio, cacchio, siamo al limite. E mangiamoci il cereale, va, quello che costa di meno. Qui ci mangiamo i pomodori, ragazzi. Vai, vai. Questo non ce lo fa mangiare. Ah,
non ce lo fa mangiare. Appoggiamola sulla macchina qua. Una fregata. Queste quante posso? 16, ok, facciamo così, dai. Voglio, purtroppo anche noi abbiamo una panzella. Ok, queste mo ce le portiamo a spasso. Cosa che ci manca? Quello che non sono riuscito a trovare è mashed avocado. Mashed. Tritata? Ui, mi sono scordato. Mashed. Allora, troviamo l'avocado. Queste candy, sono le caramelle. Candy, I want a candy shop. Pam, 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 pam. Moreno e tuts e tuts. Riso. Non ce l'abbiamo. Il riso non ce l'abbiamo. Anche se non ce lo chiedono, approfittiamo. Visto che ci sta. Allora, fammi vedere. Avocado, cherry juice. No fat milk. Orange milk. Fruit, ice coffee, questo è un altro caffè freddo che dobbiamo acquistare. Yogurt magro, chocolate, coffee, ah, latte al cioccolato, dolce un po' salato. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare sto coso qua. No, non l'ho trovato. Poi quando non ci serve. Mashed, dobbiamo vedere da Peppino. Dobbiamo fare un saltino da Peppino e vediamo un pochettino se è Mashed. A Mashed. Mashed. Mashed Cash. Sono rimasti sospesi. Ah, per qua c'è ancora altra roba. Questo c'ha le tasche come Doraemon. Amore. Non so se te lo ricordi, quel cartone animato Doraemon. Un gatto quello là che c'aveva quella specie di marsupio. E ci c'entrava mezzo mondo là dentro. Oppala! Allora, Moreno, se non ricordo male... Il suo ultimo caricamento su YouTube mi pare che la serie quella di Minecraft. Moreno Minecraft. Dopo me lo vado a vedere. Amici di YouTube, mi raccomando, soprattutto a te che stai guardando questo video e non ti sei ancora iscritto al canale, naturalmente ti invito a farlo sia al mio canale, ad iscriverti nel mio canale, ma anche quello di Mister Moreno. E chi non si iscrive al canale di Mister Moreno e non attiva le notifiche non mangia le patatine. Le patatine. Oppla, se lag non vi preoccupate, sto registrando contemporaneamente. Sop, sapone va là. Poi ovviamente, caro Moreno, devo acquistare altre scaffalature, ma lo farò quasi sicuramente. Very serious. Lo farò quasi sicuramente nel prossimo video, nella prossima registrazione, che tu naturalmente troverai fra due sabati, quindi non questa settimana ma la prossima, che quell'altro l'ho già registrato e l'ho anche caricato. Sand cake. Ah, questi sono questi qua. Oppla. Moreno, com'è la live? Mi fai sapere un attimino se è stabilina. Allora, pomodoro, pomidori, li mettiamo qua. Fianga. Ah, ma ce l'avevo presi. Vabbè. Ecco qua, c'è ancora. Voilà, i biscotti
a biscuit, le biscuit. And so, hi everyone, welcome to this video. As I say every time, thank you so much to the developers of DNA Army that gave to me the key. Thank you so much to my moderators, supporters and friends and followers of my social media channels. And if you are not a follower, you can find in the video description the links, and you will find the link where you can buy the original biological bio food by Ipiani Bio. So visit www.ipianibio.it. Thank you so much, my friend. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio Ipiani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di Ipiani Bio. Ipiani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie naturalmente a chi ha fatto partire allo spot radiofonico Ipiani Bio, quindi mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it e acquistate con fiducia, voglio, perché c'è la roba buona, veramente biologica e soprattutto italiana, quindi farete del bene ad un'azienda che si trova in Italia. Allora, la farina. Ci mancava la farina. Così Chef Moreno ci prepara una bella pizza. Moreno, ma qual è il piatto tipico veneto? Visto che tu sei veneto. Piatto tipo, che ne so, dalla mia parte c'è la pizza, che è molto diffusa un po' in tutto il mondo, però diciamo che c'è la pizza fritta a Napoli, che è una pizza particolare. È un ripieno. La pasta, l'impasto è quella della pizza, poi si mette la ricotta, un po' di cose c'è fuori. Riccio per la pizza. Ah, voglio, ci abbiamo l'esperto. Ah, ragazzi, allora ci dobbiamo inchinare. Dobbiamo fare due saltelli per il nostro Riccio. Pasta e fasulo. Ui, guerriera carissima. Buon pomeriggio e bentornata, voglio. Facciamo una bella sbattutella di mani alla nostra guerriera e tutti. Vai e facciamo una sbattutella di mani a tutti quanti. Thank you so much. Voglio, mi raccomando, correte subito, andate a seguire la nostra guerriera. Se siete appassionati di Fortnite, ragazzi, non potete assolutamente perdervi le sue lives. Ma anche amici di YouTube, iscrivetevi al canale della guerriera _GG, che la trovate come sempre nei canali consigliati. Tuzzi e tuzzi. Allora, Gaspari dice il piatto tipico del Veneto della polenta. Ah, la polenta all'usel. Giusto, mi fate ricordare, grande Gaspari, grazie. Ok Google, segui Dub Logistica su YouTube. Ah, gli asparagi, sì. Beh, buoni asparagi. Sus da ice cream non si può. I cocomeri. Uff. Attenzione, soda can, pepper, cioccolata, ice cream non se ne parla, chicken nemmeno, canned peas, questo si può prendere.
Non è arrivato. Ah, meno male, dai. Alexa, segui Dub Logistica 1 su Twitch e segui Dub Logistica su YouTube. Allora, che state andando a fare? Ah sì, devo andare a prendere. Andiamo da Peppino. Dal nostro negozio di ortofrutta. Andiamo a saldare il nostro mitico Giglio dei piani bio. Gli amici di YouTube ormai lo sanno che quando sentono campanellina, ecco, loro già sanno. Quindi per gli amici di YouTube, ricordatevi campanellina: se vuoi acquistare vero cibo biologico italiano, visita il sito www.ipianibio.it, acquista con fiducia, mi raccomando. E quando acquistate dai piani bio, salutatele da parte mio. Ha fatto pure la rima che non è baciata, ma un po' di merende, cia 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 e tuz e tuz, come dice la nostra guerriera. Oh, Peppi, buongiorno zio Dab, anzi buonasera zio Dab. Senta Peppi, ma qua, si è cambiato d'abito qua. Peppi, stai proprio fashion. Zio Dab, grazie. Ehi, mo si è messo gli occhiali, un altro si è messo. Ehi Moreno, te hai visto? Boh, a me ha rimesso una trotta gli occhiali. Qua si sente minacce da bestia. Allora, questo è il momento giusto per fare le provviste la sera. Allora, vediamo un po'. Allora, pepper, melon, no, melon, sì, melon, pepper, cucumber. Ok, melon, cucumber, quindi cucumber, pepper, red hot chili peppers, che salutiamo. Ui Peppi, sta tutto ingravattato, ha saputo che, guarda guerriera, devi sapere che Peppino non si mette mai smoking. Appena saputo che sei arrivata tu nel canale, si è messo in tiro, ha detto non voleva fare brutta figura. questo Peppino Parolaro, il tuo parolaro di fiducia. Allora, watermelon lo prenderei. Cosa che mancava? Mi sono già scordato. Melon, pepper, canned corn, pepper, melon, ok. Vediamo un po'. Tropical melon, mamma mia quanto costa. Però poi li andiamo a recuperare subito. L'indomani mattina, quando arrivano i clienti, poi pagano parecchio. Infatti amici e le amiche di YouTube, all'inizio ho detto proprio questo. Allora, facciamoci un attimo l'epilogo. Questo l'abbiamo preso, melon, pepper, cucumber, yeah, sauce, la salsa mi sa che la dobbiamo andare a prendere dal nostro Giaberro. Uè Giaberro, sto arrivando. E allora Peppi, ti saluto e ti auguro una buona notte. Grazie di essere passato, a disposizione caro, buonanotte, ciao. Oppala, entriamo nella nostra bagnarolella. Ma fra poco passiamo dal meccanico e si mette, accendi le luci. Passiamo dal meccanico qua, vediamo se il meccanico si è messo anche lui smoking, visto che hanno saputo che è arrivata guerriera qua. A proposito, saluto anche la Jenny, la mitica Jenny, un'altra moderatrice, un'altra amica del canale Ozen. Se la senti la Jenny, salutala da parte dello zio Dabbi qua. E andiamo subito a scaricare
le calzettine della frutta. Opla. Vai, vai. Comunque ragazzi, vi confermo che per gli amici che giocano a Trader Life non c'è bisogno di togliere i prodotti dalle cassette, perché vengono venduti automaticamente direttamente nelle cassette. Quindi voglio, vi confermo quanto ho detto nell'episodio di YouTube, ovviamente lo ribadirò anche nella prossima registrazione, quindi vi confermo che non c'è bisogno di togliere la merce dalle cassette. Ci sono stessi clienti che sono così gentili che si servono da sì, da su. Allora, fammi vedere un attimo come stiamo messi qua. Allora, blatter, mi sa che dobbiamo fare un po' di pipi qua. C'è qualcuno che c'ha la vessica. E ci facciamo tutto qua. Non si dice. Ma qualcuno mi dice, ehi, non fare così, che mi fa venire lo stimolo. E c'ha ragione. Andiamo a vedere un pochettino quando si prende il meccanico qua per fare il cambio dell'olio. Stiamo appena al 25%. Oggi la macchina prossimamente si rompe. Oppla. Se mai rimaniamo a piedi, ragazzi, siamo nella cacchigna. C'è. Oh, vediamo un po' che c'è. Oh, benzino. Sì, buongiorno. Senti, mi fai un cambio d'olio per cortesia? A disposizione, se da. Mamma rogarmi. 100 Evenons per un cambio d'olio. Mamma mia, voglio, ma che ci ha messo dentro là? L'olio di palma. C'è miseria, va. No, ragazzi, comunque. Il pieno di benzina entra questa macchina con l'autoradio degli anni 70-80, ragazzi, 150 euro. Mamma mia, ragazzi, e non si è mai infortunati in questo gioco, ne pagate altri 90 per andarvi a curare, quindi tenete sempre d'occhio la barra della salute. Quello che dice Gin Gin, salute. Ecco qua, ciao Ber. L'altra volta ho parcheggiato direttamente dentro alla dentro al negozio di Jabber. Sono arrivato così velocemente che. Oh, Jabber, e tu che ci fai in giacca e cravatta? E zio, non ho saputo che c'era guerriero qua. Azzo, voglio, e come io vengo da voi non vi mettete in giacca e cravatta? Ma come sei so? E no, io voglio fare bella figura con guerriero. Ah, va bene, bravo, bravo. Senti, Jabber, io devo fare spesa. Non ti preoccupare che fai affari qua. Sì. A fai affare tu, fai affare. Allora, vediamo un po'. Allora, sus, ok. Canned corn. Allora, iniziamo a prendere la salsa sus, che dovrebbe essere il ketchup. E questa la chiama salsa, voglio un sacrilege, non si dice salsa. Canned beans, famare, canned corn, sarebbero questi, il mais, già mais. Che altro ci manca? Vediamo un po' se c'è qualcosa pure per Moreno. Per Moreno le cipolle ci sono ancora. Quindi, caro Moreno, non ti preoccupare che poi facciamo sicuramente provviste nell'altra registrazione. Che vi ricordo che esce ogni sabato. L'orario è variabile, quindi attivate le notifiche per non restare a dire wow, zio, dopo ho caricato i video, a me non mi è arrivato niente, all'animo di disgraziato.
Allora, canned peas, quindi i pisellini, mi dissocio, che sono quelli lì che si mangiano, cheese chips, fruit ice cream, no? Ok, quindi canned peas, cheese chips, quindi dobbiamo prendere questo, poi cheese chips, lo stanno? Cheese chips, queste vanno veramente alla grande. Devo prendere un pacchetto di gomme chewing gum per quelli che è. Cheese chips, dark ice cream sospeso, flour l'abbiamo preso, berry cereals l'abbiamo preso, ma questa lista si azzera l'indomani mattina, quindi io faccio una liscia gargarozza. Oh yes. Ok, qua mi sembra di aver preso tutto. Chicken. Dobbiamo ancora sbloccare parte della mappa. Allora, le uova ci sono. Approfittiamo. Tuna cans, no? Ah, abbiamo detto le chewing gum, dobbiamo prendere. Ma l'abbiamo messo già? Canned peas, ok. Poi che altro ci manca? Charcoal, di che cosa si tratta? Questo non ho ancora capito. È la prima volta in assoluto che lo prendiamo. Però lo spacchetterò nell'episodio della registrazione. Allora, power paper towel ci sta. I bicchieri ci stanno. Toilet cleaner. Allora, questo non ce l'ho sicuro. Glass cleaner, che se ci serve. General dressing. No, questo è un po' caruccio. Mashed d'avocado, guarda dove sta, che sta mashed d'avocado, un sandwich, you don't have money, a quanto costa? 55, mannaggia, allora facciamo così, mettiamo 200, perché poi l'indomani mattina dobbiamo pagare anche il nostro Vincenzo, il nostro cavo revartico. Ecco qua, mashed d'avocado, queste sembra tomato e avocado. Ah, questo è tramezzino, morino, il tramezzino, il tramezzino con l'avocado, che salutiamo. Ok, tutta una cosa bella, tutta una cosa fresca. Mi sono nascosto. E tuzzi. Allora, adesso andiamo subito a vedere quello che dobbiamo fare. Yeah. Allora, quindi cavinati. Iamus al negozius. Preparamus et tutsuis. E iaia. Ok. Perfetto, andiamo.
al negozio. Oppala! Dobbiamo ancora sbloccare tutta una serie di situazioni qua. Il nuovo gioco del... 3D Life 2, quello lì... Ah, Tift. Tift mi pare si chiama. Tift Live. Una cosa del genere. L'ho visto. Ora non ricordo. Su qualche canale YouTube sicuramente. Non so se l'hai portato tu o l'ha portato... Mi pare... Se mi sbaglio, Chiara. La mitica Chiara Error underscore 404 mi pare che l'ha portata diverso tempo fa. O da sì, mi sto confondendo. Anzi, faccio pure. Facciamo pure. C'ha sete. Le facciamo pure un attimo. Una. Allora, dove sta? Vediamo se funziona. Ecco qua, ovviamente. Per chi non la conoscesse, vi invito a passare nel suo canale, ad iscrivervi e attivate le notifiche, mi raccomando. E saldatela, ovviamente, da parte mia. E saldato anche il mitico Win. Win. Yeah. Oh yeah, facciamo una bella sbattuta alla divani, che sono un po' fuori allenamento ultimamente. Ecco qua, mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notificazioni. Allora, masce d'avocado, queste non c'è bisogno di metterle nel frigo perché abbiamo visto che stava esposto così. Voglio vedere proprio quanto riusciamo a recuperare. Grass cleaner. Ah, che si tenne siete? Infatti glass cleaner non c'era. Beviamo qualcosa di più economico, eh? Mamma mia, come bevo brutto. Ah, la bevanda russa qua dobbiamo portare. La cola. Liter care. Ok, questa serve per... va tutto qua. Allora, questa glass cleaner... qua, sì. Ja, come dice Morena. Poi sauce, la salsa. La salsa la mettiamo qui. La macarena la mettiamo di là. Sì, che puttana. Sì, non lo so. Che faccio già, ci faccio già da appena. Cosa da faccio in questo manicomio? E tungi, acci, ci sono ancora le gomme, va bene. Meglio abbondare che defiggere. Charcoal, what is this? Charcoal. Ah sì, questo è quel prodotto nuovo che lascio qua. Me lo lascio per una situazione su YouTube. Allora, questo canna di corn qua, questo è tutto scatola. Toscatolami. Cheese chips, ok, abbiamo riassortito. Allora, cheese chips, questi. Ah no, questa è la prima volta che li vendiamo, sì. Che poi man mano dobbiamo sbloccare anche varie cose che ci serviranno per portare avanti la serie. E non è la serie di lampadine. E saluto, approfitto anche per salutare la nostra mitica Gaia Case, la mitica Gaiuccia. Ciao Gaia, mi raccomando, fatti sentire. Cheese chips, vai, l'ultima. Cheers.
a gusto di cheese e onion. Formaggio e cibulle. Proprio come piace a Moreno. Le detergente intelligente. Allora, come posso mettere? Mettiamolo qui. Allora, ridisponiamo tutto, ok? Così. Ecco qua, è uno. Due. Tre. E quattro. Ecco qua. Tiff. Simulator, mi pare, una cosa del genere. Simpatico. Si sfida, fa una specie di addestramento là. Che palla fine. Leader care. Leader. Abel. Che salutiamo Abel. Ma come è messo? Oh, qua ci vuole per forza lo sgabellino, altrimenti qua le cose si mettono son fa son come capita. Ecco qua. Allora, queste ci stanno in abbondanza. Towel, sì, carta igienica per quelli che fanno tanta. Azza, già aperta, facci la miseria. Sus. Anzi, sono fatte le 7. Vedete, ragazzi, come il tempo come vola in questo gioco. Ehi, more, questo è il bello di questo gioco. E tu? La notte passa subito. Mash d'avocado. Mash d'avocado. Il tramezzino. Lo tramezzino. E approfitto anche per salutare e ringraziare anche il presidentissimo La Zappa Storta insieme a Cayman Lori, insieme anche al capitano con la K, il nostro Brixia 76, e saluto anche Cirillo 1976, lu compare Cirillo. Un altro bravissimo streamer, Ois, che vi invito ad andare a seguire, oltre al nostro Salvo Farmer Official. Vai, che mo fra poco bisogna pagare la vincente. Oh, dice che c'ha fame, faccia la miseria. Allora, facciamo così. Ok. Diamo un'occhiata qua. Bladder. Ok, andiamo un attimo a fare scarication. Svagandation. Una sciacquata. Siamo tutti belli e profumati. E tuzzi e tuzzi. Air freshener, wow, proprio quello non ho preso. Allora, vediamo un attimo una cosa, però. Vediamo qualche upgrade. 4,50 un po' troppo. No, per il momento 9. Non si può fare. Vediamo un po' qua. Taxi, no. Allora, shop management per il momento no. Allora, questo è ancora tutto pieno. Ah, eccole qua le cipolle belle fresche fresche per Morino. Arance, ok, qualcosina la venderemo sicuramente, perché
Se entrano tutte le cassette sugli espositori, io ne metto le stringhe, ne faccio entrare 4-5, forse 4-5/6 potrebbero entrarci qua. Sarebbero un po' strettine, però tutto sommato. E chi se ne... Allora, sono le 8. Bollette da pagare, niente. Allora, facciamo un attimo un salto da Jabber. Canned fruit, ma li ho messi. Air freshener, fammi un attimo una cosa. No, mi sa che non ce l'abbiamo. I frutti canditi. Nicht. Fammi vedere se manca qualche altra cosa. Ah, l'olio per frigo, fammi vedere. Fine olio, no, ci sta. Sugar. Allora, il tè sta quasi per finire. L'ultimo acquisto fatto durante la registrazione è questo espositore dei cereali. Quindi facciamo un saltino da Jabeo, andiamo a vedere un pochettino. Noi ci ha messo in difficoltà la manutenzione, i 100 Everons che si è preso il nostro Vincenzo, il meccanico di fiducia, che per cambiarci l'olio ce ne si è preso 100 Everons. Oppala. Vai, adesso facciamo come Super Macho King 82, un altro carissimo amico che invito ad andare a seguire. Molto molto divertente, molto divertente. Opla, questa macchina pare che quando gira c'ha il freno con il freno a mano. Allora, signor, buongiorno, ci sentiamo dopo, Sami. Poi andremo a quattro a posto, fra. Allora, abbiamo detto air freshener, quindi deodorant, yeah. Air freshener. Lo sta. Eccolo qua. Poi, canned fruit, giusto? Bisogna stare un po' chilly. Ah. Ci smile tenente, ok, chilly. Ci sta. Chilly. Vediamo un po' se ci sta. Curry chips, non è che sicuramente. Ah, chilly, sì, dobbiamo andare da Peppino. Però ci sta per finire anche la farinozza. Quindi a questo punto, sugar. Mamma mia, quanto costa? E quanto mi costa? Batterie mai prese. Ci tornano utili. Poi. Pico Paco. Allora. La carta igienica. Le papille igieniche ci vuole. Le pepigenic ha la cola. Vabbè, abbiamo fatto il pienozzo. We get full refuel fooling our shop and one the candy shop. Dopo mi vado a vedere i video di Maureen. Se nicken sulla Kraft, ja. Wechamber, ci vediamo. Wechamber, a disposizione, Jabber. Stato buono, Jabber. Ciao. Facciamo un po' di roleplay qua. Roleplay. Ma non ancora
Non è ancora pagata Vincenzo qua. Che qua Giginiello è preciso sui pagamenti. Giginiello. Il nostro salumiere di fiducia. Oh yeah, ragazzuoli, dai, su! Oppala! Abbiamo portato anche avanti. Ci siamo portati avanti un po' questo episodio che naturalmente amici di Twitch vi invito ad andare a guardare nel canalozzo YouTube. Io mi raccomando, se ne siete iscritti iscrivetevi anche voi che state guardando questo video qui su Twitch. Se non siete iscritti al canale, oppure se vi manda qualche altro che siete venuti a sbirciare, siete venuti a prendere spunti, iscrivetevi al canale, non vi preoccupate che non dirò niente. Non vi preoccupate, scherzi a parte, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se io allora io vai, ci mettiamo queste ultime situazioni qui, poi naturalmente ci lasciamo e vi ringrazio ancora naturalmente per avermi tenuto compagnia. Ringrazio Mr. Gaspari, il nostro Riccio, ringrazio il nostro Moreno, la nostra guerriera, ringrazio a voi che state guardando e che non vi siete iscritti al canale Munnis, no, non si dice, se ci iscrivete al canale Match. Naturalmente, scherzi a parte, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, mi raccomando, così se volete venirmi a trovare in live o semplicemente esattamente. Salutiamo anche il Chip, bravo Gaspari, meno male che me l'hai ricordato. Salutiamo anche il mitico Gippen, il nostro sergente di ferro di fiducia. Saluto la nostra mitica Elisa insieme al nostro Maurizio, Max e Tuz. E Tuz, mi stavo scordando, mamma mia, Elisa già mi aveva messo nella, già mi aveva segnata nella lista dei cattivi. Scherzi a parte, Elisa, un bacione, un forte bacione, massimo rispetto. Allora, questa è Rapid Papers, infatti quasi finita. Grazie Gaspari, cerco di alleggerire un po', di rendere un po' più light qualche momento che passiamo insieme. Shock roll. Questa naturalmente la portiamo, lo spacchettiamo sabato prossimo, non questo qui, l'altro che uscirà nell'altro video, il sesto episodio, se no, quinto episodio mi sa. Se ne è scappato il quinto episodio della serie, mi sono scordato quanti episodi sono. Oh, quella si è messa a fare la ginnastic. Oh, questo è il gemello del nostro Vincenzo, si chiama Cenzino. Uè Cenzino, t'ha posto. Allora ragazzuoli, approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi. Questa live termina qui, naturalmente ringrazio Gaspari, ringrazio allora Riccio, ma spiegami, devi ricordare dove stanno le cose scaffali, esatto, sì Riccio, scusami, ti ho letto soltanto ora, sì,
Allora, potenzialmente bisogna portare questo gioco sia come spirito imprenditoriale, ma soprattutto come magazziniere. Quindi sì, bisogna ricordarsi quello che sta finendo e di conseguenza poi andarlo a recuperare man mano nel più breve tempo possibile, ovviamente, perché poi in pratica ogni cliente insoddisfatto ti toglie 3 punti, per ogni soddisfazione te ne dà uno solo. Quindi, come ho detto anche nei primi episodi su YouTube, bisogna cercare di trovare una strategia, se così si può definire, cercare di capire come impostare e poi man mano ovviamente iniziare a migliorare sempre di più. Quindi in effetti all'inizio è una corsa per incrementare anche gli introiti passivi, quindi che essi siano l'utilizzo degli acquisti tipo degli espositori, questi qui, faccio vedere, questo dei cereali, oppure il primissimo acquisto che ho fatto, per esempio, è stato questo espositore dei giornali, perché vi dà degli introiti passivi, cioè pure se tu stai chiuso, però per esempio light displayer, cioè gli espositori, quindi quello dei giornali, quello delle bibite energetiche che stanno qua sulla cassa, quelli degli accendini, questi cosi delle agenzie di viaggio, insomma, sono tutta una serie di cose che ti permettono di poter avanzare. Ovviamente, sì, come hai detto tu, io almeno così lo porto, cerco di ricordarmi più o meno quello che manca, e poi, ovviamente, sul tablet ti dice quello che manca. Boh, qua per esempio mi manca la carne, mi mancano le noccioline, tutta una serie di cose. E man mano io devo cercare di approvvigionarmi di queste cose in modo tale da poter poi raggiungere un delta. Come si dice, un certo numero di gradimento, perché poi arrivata a una certa percentuale io sblocco, o meglio, noi sblocchiamo delle po dei potenziamenti. Ecco qua, come dicevo prima, vedi, un punto se il cliente è soddisfatto. Ovviamente, se diciamo così, il cliente non trova, ecco, vedi, se non trova quello che serve, perdi 3 punti. Quindi 3% significa che abbiamo fatto poco, pure è un po' lungo. Quindi c'è un certo modo di affrontare. Può sembrare banale e semplice, ma non è così. Gaspari, grazie a te naturalmente per la compagnia. Ti auguro ancora una buona settimana, una buona continuazione di giornata. Thank you so much, my friend. Ok, allora facciamo un attimo al last video. Allora, vediamo che cosa dice. Ok, perfetto. Ah, quindi sì, quindi per il sesto episodio spacchetteremo il pacchetto segreto che abbiamo acquistato. Ovvio, su ragazzuli, siamo ai titoli di coda. Ringrazio ancora una volta Gaspari per essere passato in live. Ringrazio Moreno, ringrazio anche il nostro Rich74 che ci ha onorato della sua presenza. Ringrazio Guerriera underscore GG, che naturalmente vi invito a passare nei loro canali, ad iscrivervi e attivare le notifiche. E quindi grazie mille a tutti per la compagnia. Ciao.
Thank you so much, everyone. Thank you so much to DNA Army for the key. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti. E state buono a you. E buona continuazione. Ciao, ragazzi. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.